Ciao ragazzi, vi lancio in questo nuovo episodio dell'Ce l'ho, mi manca i calciatori panini 2021. Ragazzi, oggi siamo qui con il secondo album. Allora, abbiamo un sacco di figurine, ragazzi, come vedete. Eccole qui, sono davvero tantissime. Non vedevo l'ora di attaccarle con voi e quindi partiamo subito, ragazzi. Allora, qui sulla prima pagina ci manca ancora una coppa. Non pensavo ci mancasse una. Comunque, questa qua è la numero 4, quindi è doppione. La mettiamo via a prescindere, ragazzi. Allora, comunque, prima di iniziare ad attaccare le figurine, vi ricordo, ragazzi, iscrivetevi al canale. È importantissimo iscrivervi al canale, dobbiamo arrivare il prima possibile ai 2000 iscritti. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate già un like al video. Detto questo, continuiamo. Allora, abbiamo 4 album oggi. Ecco qui, la prima è la numero 10. Quindi la 10 è doppione già, l'ho trovata non so quante volte, ragazzi. Poi la numero 32 ci manca, la numero 32 ci manca. Oggi siamo sempre con l'angolatura in modo tale che possiate vedere tutto l'album per intero. Eccola qui, attaccata un po' stortina, scusatemi. Quindi è il numero 32. Dopodiché il numero 14 ci manca, il numero 14 ci manca, quindi 14 la attacchiamo, ragazzi. Comunque domenica pomeriggio sto ancora vedendo un po' le partite delle 3. Sta giocando Crotone Torino, sta facendo un 2-1 il Crotone, vabbè. Voi sicuramente saprete già come è finita poi. Però a me ancora non è finita, quindi lo sto vedendo in live con voi mentre attacco le figurine. Sta giocando anche la Fiorentina che sta facendo, sta pareggiando 2-2 col Parma, ragazzi. Mancano 10 minuti ormai alle partite. Allora, attacchiamo qui le altre, la B31B. Eccola qui, 31B, quindi. Ok. Dopodiché 14B. Ragazzi, intanto ha fatto 3-1 il Crotone. 14B, quindi ha fatto tra l'altro un super gol il Crotone. Rezza. 32B è l'ultima. Ok. Eccola qui. Questa qua che anno è 2018-2019, quindi è uno abbastanza recente comunque. Atalanta, ragazzi. Atalanta, vediamo un po' quanti ne abbiamo. Ah, Atalanta solo uno. Vabbè. 59, quindi Gasperini. Eccolo qui, quindi le pagine dietro dell'Atalanta sono completate. Quindi, relativo al gol, ragazzi, super gol del Crotone. Dici per me che tengo Sirico in porta. Sicuramente poi vedrete come è andato al Fantacalcio nell'episodio del Fantacalcio. Apposito. Poi Benevento, ragazzi, Benevento, quanti ne abbiamo? Vediamo un po'. Ah, solo tre. Solo tre. Quindi in prota 77, vediamo un po' se ce l'abbiamo. No, ci manca in prota, perfetto. Andiamo ad attaccare. Eccolo qui, Riccardo in prota. Perfetto, 77. Dopodiché 78, Roberto Insigne a fianco in prota. Eccolo qui, si stacca. Ok, perfetto. Andiamo ad attaccare subito. Ragazzi, quel Torino è proprio in crisi. Il Torino è in crisi, ragazzi. 86, ma non è una novità. 86, quindi la squadra al completo del Benevento. Ci manca anche questa qui. Attacchiamo immediately, anche un po' British oggi. Bologna ne abbiamo attaccate tantissime per essere il secondo album. Quindi vediamo un po' oggi quante riusciamo ad attaccare ancora. Scouten numero 100 ci manca. Soriano 102 però è doppione, quindi lo andiamo a mettere via Soriano. Eccolo qui, quindi Scouten numero 100, attacchiamolo. Ecco qui. Eccolo qua, ragazzi, perfetto. Scouten. Andiamo avanti, dietro ci mancano tutte, quindi attacchiamo sia la maglia, cioè la squadra, che l'allenatore. Prima ho detto la maglia, ma era l'unica che non abbiamo di queste. Quindi Sinisa Mihajlovic, eccolo qui l'allenatore, e ora la squadra completa, ragazzi. Eccola qui, perfetto, in alto a destra, 112 il numero della squadra. Ok, Cagliari. Cagliari, quanti ne abbiamo? Vediamo un po'. Sono 4, 4 giocatori, quindi. Numero 134, Simeone è doppione. Pavoletti 135 è doppione. Rog 129 ci manca. E Cepitelli 118 ci manca. Quindi andiamo ad attaccare prima Cepitelli e dopo Rog. Intanto, ragazzi, Milan qui sta vincendo 2-0. Ormai mancano 12 minuti anche qui a Milan. Quindi Cepitelli 118 e Rog 129. Ok, perfetto.
Qui tutto. No, ho attaccato un po' storta, ragazzi. Ho attaccato un po' stortina. Perdonatemi. Crotone, crotone. Allora, crotone zanellato 155. Ci manca. E Rispoli invece 148 ce l'abbiamo. Ok, mettiamola via, attacchiamo un attimo zanellato, ragazzi, 155. Eccolo qui, vediamo un po' se riesco a staccarlo. Ok, perfetto. Quindi 155 zanellato. Ok. Andiamo dietro, quindi Stroppa 163 e doppione. Ok. Fiorentina, ragazzi, Fiorentina. Quindi 169, Terracciano ci manca. Ok, Terracciano, ex Salernitana, ragazzi. Terracciano stava segnando nell'annata. Avevamo sia Stracoscia che Terracciano. Ragazzi, sembrerà strano, ma il nostro portiere della Salernitana quell'anno era proprio il portiere. Ora sì, ci sono due portieri di Serie A, Stracoscia della Lazio, Terracciano in Fiorentina. Però erano due portieri, ragazzi, terribili. Uno più terribile dell'altro nelle uscite, non vi dico proprio che vergogna. Ragazzi, poi sono cambiati totalmente e sono diventati gli antichi portieri, però erano una cosa vergognosa la Terracciano, ragazzi. Una cosa vergognosa. 197. Quindi, gol da Niga. Ecco qui. Zappa costa 201. Ok, alla sinistra di Ghiglione. Tanto ha segnato il Torino, Sanabria, ragazzi. Sanabria 3-2, Crotone Torino. Eccolo qui, Davide Zappacosta che si è ripreso parecchio Zappacosta, eh. Le ultime due giornate, poi non so voi quando vedete questo video, però le ultime due giornate ai miei tempi. Che gol, ragazzi. Gol fantastico di Sanabria. 212, bellissimo, bellissimo gol di Sanabria. Ah, 212 Sciomuro dove doppio l'ho staccato. Vabbè, lo riattacchiamo? Che dite? Se ci riusciamo lo riattacchiamo, se no. Ok, perfetto. Sono riuscito ad attaccarlo perfettamente. Andiamo avanti, quindi, Verona. Verona, solo Di Marco abbiamo, quindi 225, dov'è? Eccolo qui, doppione. Andiamo avanti, Inter, abbiamo Alexis Sanchez, 263, ce l'abbiamo già, mettiamo via. Dopodiché, Juve, Kulusevski, 286, ci manca, ok, Kulusevski ci manca, andiamo ad attaccare. Eccolo qui, Dejan Kulusevski. Perfetto, andiamo avanti. Pirlo, ragazzi, Pirlo, anche lui ci manca. Andiamo ad attaccare il mister Andrea Pirlo. 293, eccolo qui. Andiamo avanti. Lazio, ci abbiamo Istargente, Milinkovic-Savic. Attenzione, ragazzi, traverso del Torino, traversa. Lo stemma da Lazio, quindi lo mettiamo via. Gojak, 311. Sergej Milinkovic-Savic ci manca e lo andiamo ad attaccare. Che traversa clamorosa, ragazzi. Vogliamo andare su 3-3 Torino invece. Milan, quindi ce ne mancano. Abbiamo tre giocatori oggi a Milan. Allora, soltanto il Milan, ragazzi, sul primo album, come avete già visto, l'abbiamo terminato. La prima squadra di Serie A che abbiamo terminato. A Calhanoglu 335, ragazzi, ci manca. Andiamo ad attaccare Calhanoglu. Perfetto, eccolo qui, incolliamolo, ok, Benasetta 132, ci manca anche lui, andiamo ad attaccare, Ismail Benaser che è ancora infortunato, e infine Oge 337 del Milan in basso a sinistra, ragazzi, ci manca, e andiamolo ad attaccare, eccolo qui, perfetto, Jens Petter Oge si chiama. Napoli non abbiamo nessuno, oggi Parma qua tutto deserto a parte lo stemma. Quanti ne abbiamo? Il Parma è 4. Allora, Cornelius ce l'abbiamo, doppione. Dopodiché Gervinho 393 ci manca e lo andiamo ad attaccare subito. Stacchiamolo prima ovviamente, se ci riusciamo, ok. 193 Gervinho lo andiamo ad attaccare a fianco a Cornelius. Ciprien 388, ce l'abbiamo già, doppione, e quindi lo mettiamo via. Tra l'altro l'ho toccato due volte qui, ragazzi. E Gagliolo invece 375 ci manca, e quindi andiamolo ad attaccare. Eccolo qui, Gagliolo 375. Perfetto. E svedese Gagliolo, ragazzi. Forse è nazionalizzato, perché, vabbè, anche nome e cognome con questi italiani. È svedese però qui. Strano, non ci avevo mai fatto caso, non lo sapevo assolutamente. Vabbè. A Roma non abbiamo nessuno.
Sampdoria, ragazzi, Sampdoria ci abbiamo qualcuno, sì. Quindi, ci abbiamo parecchio da Sampdoria. Eh sì, proprio tanti oggi. Tantissimi da Sampdoria, ragazzi. Sono tantissimi, davvero. Guardate quanti sono, ragazzi. Incredibile. Vabbè, quindi attacchiamo la Sampdoria. Allora, partiamo dal primo. Askildsen, 443. Dov'è? Qui ci manca. Ok, quindi andiamo ad attaccare Askildsen come primo. Eccolo qui, ragazzi. Perfetto. Askildsen 443. Perfetto. Candreva 4,39, ci manca anche lui. Andiamo ad attaccare Antonio Candreva. L'altro non è manco più titolare alla Sampdoria ormai. Adrien Silva 4,35, ci manca. Ecco qui, ragazzi, niente, oggi la completiamo la Sampdoria con tutti questi giocatori. Non penso siano tutti doppioni. Ah, un altro Adrien Silva, un altro Adrien Silva, ragazzi, e sono già due, quindi già iniziano a diminuire. Antonio Candreva che abbiamo appena attaccato, quindi un altro lo leviamo. Dopodiché, Manolo Gabbiadini 4,46 ci manca però. Quindi andiamo ad attaccare alla sinistra di Fabione Quagliarella. Quindi Manolo Gabbiadini lo attacchiamo. Dopodiché, Lorenzo Tonelli 430, ce l'abbiamo già a doppione. Keita Balde 4,45 alla sinistra di Gabbiadini ci manca. Quindi andiamo ad attaccarlo. Eccolo qui, Keita Balde. Un altro Candreva, ragazzi, e lo togliamo. Un altro Adrien Silva. Leris, penso si dica Leris in francese, non lo so. Non ho mai fatto francese, ho fatto spagnolo alle medie. 4,41, quindi medi Leris ci manca. Poi 4,45, Keita Balde, altro doppione. Va bene, ragazzi, direi che per il video di oggi è tutto. Ci sono rimaste ancora delle figurine, però le attaccheremo nel prossimo episodio. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, è importantissimo che vi iscrivete al canale, è l'unica maniera che avete per supportarmi, quindi vi prego iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriveranno notifiche per i prossimi video e lasciate un like al video se il video vi è piaciuto, spero di sì. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!